viene rivolta all'osteopata una domanda, ovvero cosa succede quando vengono fatte scrocchiare le articolazioni. Allora, chiariamo meglio cos'è questo scrocchiare. Lo scrocchiare è una tecnica chiamata thrust in osteopatia, una tecnica che si effettua sulle articolazioni. Ed è una manipolazione dove come scopo non è quello di riallineare le ossa come si potrebbe pensare, ma semplicemente togliere un blocco funzionale con una tecnica molto veloce e rapida, ma comunque non invasiva, per ridare riequilibrio a tutta la zona. Quindi si andrà ad effettuare questa tecnica mettendo in particolare posizioni il paziente. È una tecnica che si può effettuare su vari distretti, dal piede al ginocchio, alla colonna. Molto spesso viene utilizzata per togliere blocchi a livello della colonna in tutti i distretti, quindi cervicale, dorsale e lombare. Lo scopo appunto è quello di ridare non tanto un riallineamento articolare, perché non si va a lavorare sul piano articolare vero e proprio, ma a ridare un riequilibrio a livello neurologico. Quindi con questo impulso veloce e diretto e preciso, infatti va effettuato solo da operatori comunque formati come gli osteopati, si andrà appunto a ridare un riequilibrio neurofisiologico della zona, quindi non si interverrà solo sul distretto articolare, ma su tutto quello che è anche l'apparato muscolare circostante. Non ci sono particolari controindicazioni, se non che l'osteopata, prima di effettuare la manovra, naturalmente avrà fatto tutta un'anamnesi storica al paziente, quindi in caso di problematiche specifiche che l'osteopata ritiene contrarie alla manovra, potrà intervenire con manovre più delicate. In caso contrario, è una manovra effettuabile su tutti. È una manovra molto efficace e indolore, quindi l'unica controindicazione appunto è un quadro patologico, altrimenti è effettuabile su tutti. Non è dolorosa, non è fastidiosa, ma anzi. Il paziente prova immediatamente un senso di benessere, proprio perché si va a rimuovere quello che può essere un blocco articolare.